Ritorniamo in diretta, come abbiamo detto, insomma, oggi si parla di Pedrocchi, ma anche di Bartolomeo Cristofori con il suo busto che è stato installato nella Sala Rossa. Allora, a parlarci di Bartolomeo, a farlo conoscere giustamente, abbiamo in collegamento il presidente Associazione Amici Bartolomeo Cristofori. Salutiamo il dottor Paolo Pinton. Pronto? Buongiorno a tutti, sono Gianpaolo Pinton, grazie di avermi contattato. Ecco, ci mancavi solo tu oggi per ricordare questo grande personaggio. Allora, intanto partiamo dal busto, cosa dici Gianpaolo? Allora, perché il busto? Perché in realtà Bartolomeo Cristofori è uno dei più grandi personaggi della nostra città, conosciuto, sconosciutissimo da tantissimi cittadini, e io stesso fino a 10 anni fa non lo conoscevo prima di occuparmi di questa associazione. In realtà abbiamo pensato di fare 2 doni alla città: uno al Conservatorio Pollini, che non aveva nessun angolino dedicato a questo straordinario artigiano, ingegnere, inventore del pianoforte. E abbiamo regalato con il Rotary Padova Est un bassorilievo, praticamente nell'ingresso, nella galleria del conservatorio, si entra dalla parte degli studenti e vedrà questo bassorilievo. Bisogna dire che Bartolomeo Cristofori non è stato un personaggio che ha lasciato fotografie, quadri. Doveva essere un personaggio molto ritirato, molto riservato. E ha sempre, da quella stessa fotografia, una scultrice padovana davvero molto brava e molto generosa, Lidia Forte, ha prodotto di sua spontanea volontà un mezzo busto, come si dice, no? Allora, noi abbiamo preso contatto e sempre in partnership con il Rotary Padova Est abbiamo pensato di regalare alla città, regalare all'uomo simbolico di Padova, che cos'è il luogo, qual è il luogo simbolico? È il Pedrocchi, dove tutti i padovani più o meno sono stati o ci staranno, e soprattutto è molto visitato dagli stranieri. Con il coordinamento dell'assessore Andrea Colasio alla cultura e con la direzione del Pedrocchi abbiamo pensato di metterlo nella saletta del pianoforte, che la chiamano la saletta della musica rossa. Quindi vicino al pianoforte sia i cittadini padovani che i visitatori stranieri si trovano un bel busto, non so se l'hai visto. Certo, è fatto molto bene, bello. All'altezza Duomo, ed è anche bello perché diventerà una tradizione. Ci saranno molte persone, vedrai, che si fotograferanno vicino all'arbusto, perché è tradizione anche all'estero fotografarsi vicino a qualche statua famosa, qualche scultura famosa, qualche personaggio famoso. Ecco, noi speriamo che questa diventi una tradizione di Padova, no? Fotografi. Non riesco a dirla oggi, parola. Fotografarsi da vicino, Bartolomeo Cristofori e Pedrocchi. Cosa che ho già fatto, quindi sono già fatto. Ascolta, Gianpaolo, ma non è un po' sacrificato lì nell'angolo? Non si poteva mettere un posto un po' più visibile? Non so, dico io, non lo so, è stata una scelta condivisa, è stata una scelta anche per sicurezza. No? Sì, capito, lì nell'angolo nessuno in qualche modo è molto solida, molto strutturata, ma lì nell'angolo non riesce nessuno a muoverla, e quindi non possono succedere sorprese. Poi è ancorata e poi si presta anche un po' a fare un angolino coccolo, no? Bartolomeo Cristofori prende il caffè. Sì, questo è vero. Allora, dicevi un tipo riservato, insomma, poco conosciuto. Ma perché arriviamo, secondo te, Gianpaolo, sempre tardi a far conoscere i nostri geni? Perché è stato paragonato, hai detto tu che era una sorta di Leonardo da Vinci, non lo so, e ho sentito questa frase. Beh, hai ragione, Marisa, hai fatto una domanda molto, molto curiosa, ed è vero. Come dice il nostro assessore Andrea Colasio, una frase latina ma facile da intendere, è la damnatio memoria, cioè la condanna alla non conoscenza. Ci sono moltissimi personaggi, soprattutto grazie alla storia dell'università, che ha avuto
docenti e ricercatori e scienziati straordinari, e Padova ha veramente delle risorse, ha delle pepite d'oro che devono essere ancora scoperte sul piano culturale. Noi abbiamo lavorato su Bartolomeo Cristofori, il quale è nato nel 1655 nel Borgo Duomo, no? Sì. Ed è stato battezzato nella chiesa, adesso è chiusa, ma è la chiesa di San Luca in via 20 Settembre. Sì. Quello che siamo portati a riflettere, pensando a Bartolomeo Cristofori e la sua genialità, è che voi sapete che era un cembalaro. Sì. Il cembalaro è il cembalo, è in realtà è il clavicembalo, perché è uno strumento a corde che ha una tastiera e il cembalo pizzica le corde. Infatti il nome di clavicembalo deriva proprio dal nome del significato, che lo indica come lo strumento a corde pizzicato, no? Infatti, clavicembalo significa proprio letteralmente cembalo a tasti. E lui cosa ha avuto come idea? Sono i colpi di genio che solo gli ingegneri, diciamo così, possono avere, quelli che mettono al servizio il proprio ingegno. E lui da pizzicare si è inventato un martelletto, così dicono gli esperti, no? Perché tutti noi abbiamo visto come funziona un pianoforte. Ci sono questi tasti, il tasto batte con un martelletto sulla corda. È stata un'invenzione apparentemente semplice, ma rivoluzionaria, che gli studiosi hanno paragonato a delle macchine leonardesche, ecco perché si dice il genio di Bartolomeo è paragonabile, insomma, in maniera anche un po' tranquilla, ma senza voler fare un raffronto tecnico, a una delle tante invenzioni di Leonardo. E credo che il pianoforte sia lo strumento più amato al mondo. Sì. Pensatevi che in Cina ci sono 30 milioni di studenti di pianoforte. Caspita. Attualmente. Caspita. Una cosa straordinaria, perché stanno scoprendo lo strumento di Bartolomeo. L'altra considerazione, se vuoi che possa fare, Marisa, è che Bartolomeo è nato nel 655, morto nel 732, e geni straordinari della musica classica, Federico III, Mozart, Beethoven, Chopin, sono nati abbondantemente 100 anni dopo. Sì. Mozart nel 56, quindi diciamo un po' di anni dopo alla morte di Bartolomeo, no? È vissuto pochi anni, Mozart 35, no? Sì. Beethoven è nato nel 70, quindi quasi 100 anni dopo di Bartolomeo, e anche lui non è morto molto anziano, 57 anni. Un altro genio straordinario della musica classica, io penso che anche voi lo amerete, Chopin, è nato nel 1810. Quindi pensate di questi grandissimi, immensi compositori, che non potevano diventare quello che sono diventati se Bartolomeo non scopriva il pianoforte. Giusto. È vero? Certo, grazie a Bartolomeo, altrimenti non avrebbero avuto il successo che hanno avuto. Ma Giampaolo, come mai se ne accorge del suo talento il principe Ferdinando di Firenze, Ferdinando dei Medici, ecco. Com'è stato lì l'impatto, l'incontro? È una storia buffa perché dicono che il De Medici, Duca De Medici, Ferdinando, passaggio, questa è la leggenda che non si può smentire, ma comunque riportano più o meno, i libri riportano tutte queste teorie, passando per Padova, andando a Venezia, ospite di qualche amico, e alcuni aggiungono in occasione anche del carnevale di Venezia, mi sembra un po' esagerata la cosa, ma la dico come nota di colore, e si è fermato a Padova perché aveva sentito citare il nome di Bartolomeo Cristofori, perché De Medici era un grandissimo appassionato di musica e di strumenti musicali. Sì. Sì. Aveva proprio un laboratorio dedicato a questo, a Firenze, e ha fatto sì che, ritornando da Venezia, abbia convinto Bartolomeo a trasferirsi a Firenze, e lì è stato veramente
il boom della genialità di Bartolomeo, perché è proprio lì che è nato. Trampolino di lancio, ma all'epoca, sai, erano scoperte che non è che fossero subito comunicate worldwide, come si dice adesso, insomma, non c'erano strumenti di comunicazione o giornali che potessero aiutare la scoperta. Poi devo dire che l'invenzione è stata per molti anni un po' criticata, perché c'era qualcuno degli stranieri, anche i tedeschi, anche gli austriaci, anche gli inglesi, non volevano riconoscere l'invenzione di Bartolomeo, e qualcuno si era messo di mezzo, ma no, abbiamo fatto anche noi strumenti simili, eccetera. In realtà poi, dopo qualche anno, insomma, è stato riconosciuto proprio come l'ufficiale, ufficialmente come l'inventore, ed è il pianoforte, ed è collato. Certo. Naturalmente ci si chiede, ma ci sono ancora pianoforti di Bartolomeo? Ce ne sono, sì, ancora tre. Sì, tre modelli, sì. Tre modelli, i modelli più o meno sono lo stesso, ma in tre luoghi diversi. Uno è a Roma, uno a New York e uno a Lipsia. Sì. E noi cercheremo di fare, tra qualche anno, se riusciamo a farlo decollare ancora di più, un'edizione del festival, che non riusciamo a trasportare uno dei pianoforti o forte piani, come si chiamavano allora, di Bartolomeo al nostro festival, perché sarebbe una cosa eccezionale, veramente. Sarebbe un regalo ai cittadini della nostra amatissima Padova, e soprattutto agli appassionati di musica, no? Perché sai, vedere un pianoforte originale di Bartolomeo, secondo me è un'emozione, ti batte il cuore, certo, a pensare questo, avrò la possibilità di farlo, di esserci, eccetera, sarà uno dei momenti più belli che si possono certo. pensare e provare, no? Certo. Perché è veramente vedo che Ferdinando dei Medici, leggo qui una nota, che lo convinse con uno stipendio molto elevato, anche questo ha influito molto, perché non voleva trasferirsi da Padova, mi pare, inizialmente. No, ma l'ha ingaggiato come un giocatore. Non so dirti quanto fosse lo stipendio. Non so quanto corrisponda, però era un bel stipendio. Lui è stato un po' faremo, così invogliato. Faremo la conversione in euro, oltre che in tempi di secoli fa. Allora, Giampaolo, tu appunto sei presidente di questa associazione, che ha intenzione anche di emettere un francobollo, leggevo, è così? Allora, noi pensiamo sempre a qualcosina che possa far circolare l'immagine di Bartolomeo Cristofori. Sì. E abbiamo chiesto l'annullo filatelico, come si dice, no? E è un po' lunga la storia, perché l'abbiamo cominciato ancora l'anno scorso, però noi siamo fiduciosi, dipende dal Ministero dell'Economia e poi dalle Poste, abbiamo fatto tutte le pratiche, abbiamo mandato su tutti i documenti, gli elementi grafici necessari per fare un francobollo. A me sembrerebbe una buona idea. Certo, ma come no? Anzi, facciamolo questo annullo, in modo tale che, ma sai quanti padovani non lo conoscono? Questo purtroppo va detto anche questo, perché. Ma insomma, non ne faccio una colpa, perché può capitare. D'altra parte, chi aveva pensato prima di noi con il festival di fare la promozione a Bartolomeo Cristofori? Io non mi ricordo. Vero. So che abbiamo fatto un'indagine, se vuoi te la dico, perché è un po' buffa. Sì. E abbiamo fatto un'indagine di poche persone, di fronte all'università, quelli che si chiamano tecnicamente i focus group, no? Abbiamo intervistato una quindicina di persone rappresentative, quindi sia come età, come sesso, eccetera, e diciamo così 12-13 persone non sapevano chi fosse Bartolomeo Cristofori. Uno ha detto: mi pare sia un musicista. Sì, perché in realtà, sai, viene confuso come musicista, in realtà lui è un artigiano, no? Sì. E un altro mi ha detto: è una strada. In realtà
c'è una strada a Padova che si chiama Bartolomeo Cristofoli, e quindi mi conferma quello che ti ho raccontato, conferma un po' questa, sì, questa non conoscenza. Però credo che il festival, con la sua piccolo contributo che dà, ogni anno cresce in dimensione, in spettatori, in comunicazione, grazie anche a voi giornalisti, per esempio, tu stai dando una mano alla conoscenza di Bartolomeo Cristofoli con la tua intervista. Certo. Stai lavorando per la cultura, grazie. Certo, guarda, dobbiamo far conoscere, perché merita veramente, un concittadino straordinario. Qui stanno arrivando veramente, vedi, bella la storia che state raccontando, ma lo faremo conoscere ancora di più, e questo è rivolto ai messaggi che stanno arrivando. Certo. Quindi la tua associazione è nata nel 2015, mi pare. Sì. È rimasta un po' silenziosa all'inizio perché, come sempre, sai, ci vuole un po' di tempo, no? E siccome è puro volontariato, se non hai tempo non puoi fare questo. Poi mi è capitata l'occasione, sono stato così contattato perché faccio parte di alcune altre associazioni culturali, quindi amo molto la mia città e cerco di dare un piccolo contributo come posso. Certo, anzi. E mi hanno detto: cosa penseresti di... Allora, siccome io in realtà provengo dal mondo dell'economia, perché prima sono stato manager, poi sono stato imprenditore, che continuo ancora a farlo nel settore dei servizi, dei grandi eventi, del marketing, della comunicazione, e allora ho cercato di mettere a servizio di questa associazione che cosa? Un po' l'esperienza di lavoro, no? Forse una piccola impresa, farla crescere con degli obiettivi, con delle strategie. Noi lavoriamo con un budget di volontariato e i festival nascono sempre sulla scia di della generosità degli sponsor e dei supporter, che ci permettono di avere un fondo di base e di che cosa? In realtà noi abbiamo tre voci nella nostra gestione. Abbiamo gli artisti, che è la cosa principale, che percentualmente è la quota più importante, perché il festival ha sempre cercato di onorare la memoria di Bartolomeo con delle persone di grandissima preparazione, di grandissimo prestigio internazionale. Merita che io dica e ricordi che il nostro direttore artistico, seppur giovanissimo, Alessandro Tommasi, è veramente un personaggio di grande capacità, di grande cultura, di grande relazione, e grazie a lui riusciamo ad avere contatti importanti. La nascita di questa associazione però ha un padre importante, il maestro Leopoldo Albellini, quando era direttore del conservatorio, è stato veramente il primo uomo di cultura, di grande cultura storica musicale, a pensare come valorizzare questo personaggio, e unendo le caratteristiche di una persona straordinaria come Albellini, unendo l'esperienza, seppur giovane, ma di un grande manager musicale come Alessandro Tommasi. Sì. Ci ho messo un po' uno zampino anch'io con l'esperienza di gestione, di pianificazione e di comunicazione. Siamo riusciti ogni anno a fare un po' di più, un po' meglio. E quest'anno abbiamo delle premesse innovative. Perché? Perché per la prima volta il Festival di Bartolomeo Cristofoli, oltre ad avere dal 15 al 19 settembre le proprie serate, le proprie giornate, perché voi sapete che andiamo a fare anche i concerti nei giardini di alcune bellissime case patrizie di Padova, no? Ecco, e riusciremo a fare una serata al Conservatorio di Alvia, una serata al Conservatorio di Rovigo e una serata al Chiostro di San Francesco di Conegliano. Quindi cominciamo ad espanderci. Ricordo che il festival musicale ha sempre avuto una caratteristica culturale allargata: la musica come strumento di approfondimento di temi importantissimi dal punto di vista sociale e culturale. L'anno scorso, abbiamo iniziato l'anno scorso con questo abbinamento, avevamo dedicato alla cultura europea, che era simbolizzata con l'inno di Beethoven, no? Quest'anno invece l'abbinamento culturale, appunto, che sarà rappresentato da importanti convegni con personaggi di rilievo sia dell'Università di Padova, ma anche
di altre università o di altre, diciamo, comprensori culturali, sarà l'ecosistema e i cambiamenti climatici. Ah, il tema che tu puoi capire, certo, Marisa, che è fondamentale, no? Ah, beh, qua veramente servirà a certo. Questo momento. Bene, 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 ottimo programma, ne daremo notizie, anzi ci sentiremo ancora in prossimità. Grazie. Del festival, quindi a settembre c'è tempo, ma ci sentiremo, diamo notizie, informiamo, ma soprattutto rendiamo giustizia al grande Bartolomeo, insomma, che dobbiamo, certo, essere più orgogliosi, un nostro concittadino, di questa grande, grandissima invenzione. Se pensiamo ai giganti della musica che hai citato, insomma, veramente dobbiamo molto a questo personaggio. Allora, Giampaolo, mi pare che hai fatto veramente un quadro molto interessante. C'è il busto, ripetiamo, al Caffè Pedrocchi, che oggi compie 190 anni di attività. Lo potete vedere, Sala Rossa, su a piano terra, quindi vedete questo bellissimo busto. Brava la scultrice, molto brava, molto brava. Veramente, sì, straordinaria, sì, direi. Sì, 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 bella, bella, bel busto, veramente, da vedere, ben collocato, e anche, insomma, bello, ecco, sarà che ne avevamo bisogno, ecco, sarà questo anche che ci porta a questo entusiasmo. Dura nel tempo, quella è la cosa bella. Sì, certo, bene, e dimostra permanente, giusto, vero, anche questo. Certo. Bene, allora Giampaolo, grazie per il tuo impegno, per tutto quello che fai, e noi ci diamo appuntamento in prossimità del festival, ok? Grazie per la vostra telefonata e per il vostro interessamento, viva Bartolomeo Cristoforo. Esatto, ci uniamo, grazie Giampaolo, grazie, grazie, alla prossima.